Cari concittadini, buonasera, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì. Iniziamo il nostro appuntamento del lunedì sulle questioni amministrative. Iniziamo questa diretta con il solito aggiornamento sul coronavirus. Purtroppo registriamo un nuovo decesso. Condoglianze, la nostra vicinanza alla famiglia del nostro concittadino deceduto. Abbiamo avuto la comunicazione di 42 nuovi casi positivi e 46 guarigioni, quindi al momento nella nostra città i casi attivi sono 592. Restiamo chiaramente in attesa del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di conoscere le nuove misure necessarie a fermare e a prevenire il dilagare del contagio. Ne daremo poi chiaramente comunicazione, interpretazione e dettagli appena sarà reso pubblico. Vi parlerò un po' di alcune attività amministrative che stiamo portando avanti. Prima voglio dirvi del resoconto della riunione che abbiamo avuto stamattina con il centro operativo comunale su alcune azioni che stiamo mettendo in campo per seguire, per aiutare i nostri concittadini che sono risultati positivi ai tamponi. Da sempre abbiamo attiva quell'assistenza domiciliare per le spese, per i beni di prima necessità e per i farmaci. Adesso stiamo attivando anche un'ulteriore misura per chi a causa di questa pandemia si trova in uno stato di quarantena e quindi ha perso il lavoro, quindi una sussidiarietà per consentirgli di poter avere tutti quei beni di prima necessità. Abbiamo fatto il punto con la Protezione Civile e con gli altri volontari e chiaramente i numeri sono aumentati esponenzialmente e quindi stiamo ritarando tutti i protocolli per far sì di poter essere quanto più efficienti possibili. E come sempre Aversa è una città solidale, una città che sa rispondere presente e anche questa volta alla luce dei nuovi numeri sono certo che ci sarà una massiccia risposta e tutti i servizi saranno garantiti a tutti i cittadini. Volevo fare un passaggio sulla raccolta dei rifiuti per i casi Covid positivi spiegando alcune linee guida. Ogni soggetto che si ritrova in una condizione di positività al tampone deve mettere tutto in una duplice busta in modo indifferenziato. Verranno gli addetti della raccolta a domicilio a ritirarli. Abbiamo riscontrato che dalla comunicazione delle positività ai singoli concittadini, alla trasmissione dei dati al comune per attivare il servizio ci possono essere dei ritardi. Pertanto chiedo un ulteriore sforzo a chi sta già vivendo una condizione di salute precaria a causa del Covid, un ulteriore sforzo a pazientare per il tempo necessario per venire a casa a ritirare i rifiuti. Restando sempre sulla questione rifiuti, come sapete sono abituato a metterci la faccia, in queste ore stiamo vivendo delle difficoltà nell'ultimare tutte le zone della città per la raccolta per una serie di motivi. Come sapete in settimana abbiamo firmato il contratto con la nuova ditta che subentrerà alla Senesi a partire dal 16 di novembre. Quindi avremo la Tecra con nuovi mezzi, con un nuovo programma di lavoro e permettetemi di ringraziare la dottoressa Caterino per lo sforzo immane che ha fatto in questi mesi per arrivare a questo obiettivo. Per questi 15 giorni avremo ancora la Senesi con mille difficoltà
che voi tutti conoscete e che avete purtroppo subito in questo ultimo anno, ma dico subito che il Comune ha attivato tutte quelle procedure necessarie per, diciamo, con le sanzioni, con le penali, quindi non è che siamo stati con le mani in mano. Che cosa è accaduto? È accaduto che abbiamo diversi dipendenti in malattia e diversi mezzi rotti e quindi in queste ore si sta fronteggiando con dei turni straordinari di prelevamento dei rifiuti nei vari quartieri. Chiaramente questo ritardo comporta che abbiamo delle zone ancora da coprire. Nelle prossime 24 ore, ieri parlavamo di 48 ore, abbiamo 24 ore per azzerare queste criticità all'interno della città e quindi vi chiedo un ulteriore sforzo, un altro poco di pazienza. Per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti a casa dei soggetti positivi, abbiamo avuto un incremento esponenziale di casi positivi, pertanto si sta raddoppiando il personale addetto al prelievo porta a porta e anche qui nelle prossime ore andremo in ogni caso in una situazione diversa rispetto al disagio che abbiamo vissuto in queste ultime 48 ore. Volevo quindi rassicurarvi da questo punto di vista che dal 16 avremo questa nuova azienda che ci fornirà di nuovi bidoni, ci saranno nuovi cestini per la strada, ci sarà un cambio di passo netto anche perché siamo al lavoro per adeguare l'offerta progettuale al tempo della città, poiché questa, come tutti sapete, è una gara che parte da lontano 2017 e è evidente che la città in questi 3 anni ha avuto una modifica, ha avuto un'evoluzione, ha avuto un cambiamento, quindi si stanno mettendo in campo tutte queste azioni per offrire un servizio degno del suo nome, anche perché tutti vogliamo e amiamo vivere in una città pulita, una città vivibile, una città migliore. Quindi mancano pochi giorni al sorvento della nuova ditta che dovrà certamente rappresentare una svolta per tutti noi. Quindi con l'arrivo dei nuovi carrellati, i cestini gettacarte, i cestini per le deiezioni ai canini, è chiaro che avremo un parco, diciamo, di mezzi nuovi, quindi ci sarà un cambio di passo, ma ciò non è sufficiente se chiaramente non c'è anche l'aiuto da parte di tutti i cittadini a rispettare il calendario della raccolta differenziata e ad avere in generale degli atteggiamenti in alcuni casi più rispettosi del bene comune che è la nostra città. Volevo poi ritornare qualche giorno fa, ho pubblicato sulla pagina Facebook il bici plan, 25 km di pista ciclabile. Ci ritorno per ricordare a tutti che è possibile dare dei contributi, delle idee per migliorare quest'idea progettuale. Abbiamo avuto un primo finanziamento per l'annualità 2020-2021 da spendere subito per dare anche alla città di Aversa una pista ciclabile, quindi un mezzo di trasporto alternativo all'automobile privata. E in questo caso è nostra volontà rendere l'idea condivisa, coprogettarla insieme. Quindi ad ognuno di voi che vuole dare un contributo, è possibile farlo, vi collegate sul sito della città di Aversa, ci sono tutte le informazioni. Stesso discorso vale per il PUC, abbiamo esteso i tempi per ricevere dei contributi, a causa della pandemia non abbiamo potuto fare quelle assemblee pubbliche di presenza, ma ciò nonostante vogliamo che ci arrivino degli spunti da parte della città, perché lo strumento urbanistico è di tutti, non è di una sola persona o soltanto dell'amministrazione o di una parte dell'amministrazione. È lo strumento del ridisegno della città e pertanto vogliamo che ci arrivino dei suggerimenti, vogliamo sapere come la pensate. Permettetemi di dirlo nuovamente, il sindaco Golia
che ha detto in campagna elettorale, quello farà all'interno dello strumento urbanistico che questa amministrazione andrà ad adottare. Volevo ulteriormente dire in modo veloce che stiamo ultimando il piano assunzionale, quindi finalmente dopo tantissimi anni partiremo con un piano di assunzioni per migliorare e per incrementare il numero di collaboratori all'interno della casa comunale con una programmazione triennale con la prima attuazione per il 2020. Quindi tante azioni che vanno verso la direzione di cercare di ottimizzare la macchina, di migliorare la macchina amministrativa, che poi è quell'elemento fondamentale che ci consente di poter concretizzare l'azione, l'attuazione del programma. Inoltre, in questa settimana approveremo un'importante delibera per la devoluzione dei mutui e quindi andremo ad utilizzare questi mutui per la rigenerazione principalmente di Piazza Mercato dopo un lavoro effettuato da diversi consiglieri, il lavoro della dottoressa Dell'Oiacono, del consigliere Fiorenzano, insomma più commissioni insieme hanno lavorato a questo percorso per ridare dignità al centro storico, scusatemi il gioco di parole. In più attiveremo anche la realizzazione di un canile comunale e questa è un'opera importante perché ci consentirà di avere anche dei risparmi per il bilancio comunale, ma dando soprattutto dignità e accoglienza agli amici a quattro zampe che tutti amiamo e tutti vogliamo fare in modo che non siano lasciati per strada, ma che trovino un'accoglienza dignitosa. Diciamo che queste sono le novità di cui volevo parlarvi in questa diretta di stasera. Spero e sono convinto che in queste ore, dove le notizie sul coronavirus rimbalzano da una testata giornalistica ad un telegiornale, ci stanno facendo riflettere in modo più attento sulla situazione che stiamo vivendo ed è per questo sono certo che ognuno di voi saprà come comportarsi nelle prossime ore. L'abbiamo detto tante volte ed è giusto che lo ripeta anche io concludendo questa diretta. Ognuno di noi deve fare la sua parte, ognuno di noi deve rispettare le tre regole principali che abbiamo condiviso ampiamente, quindi il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra una persona e un'altra, l'uso della mascherina in modo corretto e quindi ben sopra il naso e ben coperta la bocca e lavarsi spesso le mani. Lo dobbiamo fare perché dobbiamo tutelare la nostra salute e la salute dei nostri cari e anche perché dobbiamo scongiurare un ulteriore aumento della curva dei contagi. Sono certo che ognuno di voi saprà affrontare questa fase delicata in modo responsabile. E sono certo che ancora una volta la nostra città ne uscirà nel migliore dei modi. Nelle prossime ore pubblicheremo il bando per le esenzioni della Tari, per quelle botteghe, per quelle attività commerciali che sono state raggiunte dalla chiusura del DPCM del 9 marzo, un intervento importante che già ne avevamo parlato, ma ne volevo approfittare anche per ringraziare il lavoro della dottoressa Sagliocco, l'assessore al bilancio, un intervento di 3 milioni di euro, un intervento molto importante che andrà direttamente ad aiutare concretamente le nostre attività commerciali. Bene, cari concittadini,
Vi ringrazio per il vostro tempo, come sempre sarò qui a tenervi aggiornati e soprattutto per fare in modo che ognuno di voi sia informato delle attività che stiamo portando avanti. A presto e grazie e buona serata a tutti.